Alessandra Pierini non è una sconosciuta per il pubblico dell'Italian Direct, perché abbiamo già avuto modo di conoscerla, di conversare con lei, di intervistarla. Alessandra Pierini non è diplomatica, non ha fatto la carriera diplomatica, però merita assolutamente il titolo di ambasciatrice, perché da 30 anni e più forse è l'ambasciatrice della cucina italiana in Francia, prima a Marsiglia, credo, esatto, e poi a Parigi, e ha avuto una vita molto interessante perché ha fatto un po' di tutto, ha avuto un negozio di alimentari a Marsiglia prima e a Parigi poi, alimentari italiani di alta qualità, diciamo, poi un ristorante, mi pare, esatto, e adesso continua, è molto presente, la si sente spesso alla radio, c'è una rubrica che come si chiama? Allora, quella della domenica su France Inter, On va déguster. Ecco, On va déguster, di cui è un protagonista, pubblica libri, ha pubblicato e continua a pubblicare libri sulla cucina italiana, e se la incontriamo ora è perché siamo in coincidenza con la settimana della cucina italiana nel mondo. Esatto. Ecco. E quindi l'idea è di chiedere a Alessandra come sta la cucina italiana in Francia, perché non vorrei sbagliare, ma io ho l'impressione che dopo parecchi anni in cui la cucina italiana andava di gran moda, non si parlava d'altro in Francia che della cucina italiana, si moltiplicavano i ristoranti italiani di qualità e non, ma adesso io ho l'impressione che sia un po', non dico in calo, ma insomma che sia un po' stazionaria la moda della cucina italiana in Francia. Allora, ci sono diversi aspetti, secondo me, della cucina italiana in Francia e soprattutto a Parigi, perché a Parigi tutto è centralizzato, un po' diversamente da quanto succede in Italia, dove abbiamo diverse città che sono più capitali, tra Roma, Milano, Firenze. In Francia succede un po' tutto a Parigi, e Parigi che dà un po' la moda. E la cucina italiana, diciamo che adesso si vede forse un po' meno, perché negli anni precedenti abbiamo proprio vissuto a un esordio incredibile, dunque sia da parte degli italiani, sia da parte soprattutto di francesi che si sono messi a cucinare o a vendere prodotti italiani, e probabilmente era più, si vedeva di più perché erano probabilmente messi in avanti soprattutto gli stereotipi, i cliché della cucina italiana nei negozi, nei ristoranti, anche soprattutto nel decoro. C'erano tutti questi aspetti dell'italianità che all'estero sono molto conosciuti. Bisogna vedere appunto quale cucina italiana. Infatti. Dunque, oggi tutte queste cose si sono un pochettino calmate. Direi meno male. Calmate, però, scusate, ma è sempre un'industria da 240 miliardi l'anno. Ma è comunque, cioè, la cucina italiana, secondo me, ormai è entrata nelle abitudini dei francesi e ne uscirà molto difficilmente, secondo me non ne uscirà mai, tanto meglio. Diciamo che ora i francesi si sono un po' impossessati anche di tanti prodotti in Italia, e la cucina e la vendita di prodotti italiani non è più la sola prerogativa di italiani. Oggi mangiamo italiano a Parigi anche molto bene, e purtroppo ci sono ancora tanti indirizzi che da evitare. Sì, delle ultime cose. Possono essere pessime. Esatto. Diciamo che si può mangiare a Parigi, il piatto non ha per forza cambiato. Oggi mangiamo in modo un po' più tradizionale che una volta. È il decoro che ha cambiato. Oggi abbiamo tanti ristoranti italiani che hanno un po' l'aria di un bistrò parigino. E dunque l'italianità si vede piuttosto proprio sulla carta, sul piatto che arriva in tavola, e abbiamo meno ostentata proprio la
questo cliché italiano di soprattutto mettere fuori bandiere, dare dei nomi, Tovaglia a molto un po' le quadretti. tovaglie a quadretti, il fiasco di Chianti. Ecco, siamo un po' usciti da queste cose, anzi, il francese ha capito che non sono segni positivi per riconoscere un buon locale italiano. E dunque, perché no, diciamo che è diventata un po' più la cucina italiana alla portata di tutti e anche dei francesi che vogliono ben cucinare. Si può dire che si sia banalizzata la cucina italiana in un Speriamo. certo Non senso? vorrei dire questo, forse è stata meglio assorbita. Hanno avuto bisogno i francesi anche di un certo periodo, di approccio, di studio della cucina italiana. Si sono probabilmente fatti per tanto tempo le domande su come si cucina. Il francese deve intellettualizzare molto di più le cose. Noi siamo più diretti, passionali e poi boh, l'italiano ha meno bisogno anche di analizzare la sua propria cucina. È quello che mangia e basta. Una curiosità, i francesi hanno, beh, vabbè, adorano, va di moda l'aceto balsamico, il parmigiano, il prosciutto di Salumi. Parma, eccetera. E poi recentemente i supermercati e i negozi sono inondati dal pesto. E del pesto hanno un concetto strano, perché addirittura lo mettono sul risotto, lo mettono sui frutti di mare. Cioè, ma, questa non è cucina Sì. italiana, cioè, No. come mai c'è questo errore di fondo, questa valutazione? Se parliamo di pesto, non dimentichiamo Che che è lei è l'insalata genovese, genovese, sì, e quindi. soprattutto questa è una salsa che difendo da tanti anni. E questi un po' purtroppo sono i lati un po' negativi, che non solo in Francia, anche all'estero in generale, perché il pesto è diventata oggi una delle salse più mangiate nel mondo, una delle salse più commercializzate anche, sotto forme di vasetti molto industriali nei quali c'è solo il nome di pesto. E spero che non scrivino almeno pesto genovese. Ma Ora, poi sono gli pesto è abbinamenti che banalizzato. sono sconcertanti, che trovi nei Sì, ristoranti, sono. anche perché, ma questo purtroppo è un po' parte anche dall'italiano che commercializza, dall'industria italiana che commercializza questo pesto, fra virgolette, che lo manda nel mondo intero senza dare per forza un'indicazione. Ecco, bisogna. Poi il prodotto, quando arriva in un paese e che viene recepito, se ne fa quello che si crede meglio. E purtroppo, ecco, non bisogna dimenticare che la cucina italiana non è così internazionale come si crede, ma deve essere interpretata e deve essere spiegata soprattutto in modo che sia interpretata nel modo giusto. E questo bisogna continuare a fare della pedagogia, a parlarne, a cercare di essere, cioè questa è un po' la mia missione di vita Ecco, oggi. appunto, in termini di pedagogia bisogna sottolineare che Alessandra ha pubblicato, continua a pubblicare libri di cucina e non solo pubblica libri suoi di cucina, ma altri libri in collaborazione con altri specialisti della gastronomia italiana. E soprattutto ha fatto qualcosa di molto importante, cioè una traduzione dell'Artusi, non so se fosse la prima traduzione in francese o. No, c'era stata già una traduzione nel 2016 pubblicata dalla casa editrice Actes Sud ed era già un bel passo in avanti perché la Francia ci ha messo tantissimo tempo a tradurre la Bibbia della nostra cucina familiare italiana e magari per tanti altri motivi. E, dunque, secondo me c'era bisogno che questa traduzione fosse un pochettino ampliata, soprattutto con delle note e delle spiegazioni. E dunque quello che ho fatto con Stéphane Solier per les éditions de l'Epure l'anno scorso, e abbiamo fatto la nostra traduzione più tutte le spiegazioni per poterlo dare in mano a dei francesi che non conoscono e in modo che sia un pochino più facile che capiscano chi è questo personaggio, che cosa ha fatto per la cucina italiana e soprattutto per la cucina italiana nel mondo. Qual è la spiegazione, secondo lei, la spiegazione sulla quale perché i francesi, che pure si sentono superiori in tutto,
Perché invece davanti alla cucina italiana manifestano comunque questo enorme interesse, anche se si sta calmando un po', ma insomma è comunque sempre vivo. Moda, è tempo di grande moda. Ma perché la cucina francese è più la cucina di ristorante, è più una cucina intellettuale, intellettualizzata e molto più tecnica, allora che la cucina italiana è una cucina più diretta, più familiare, più calorosa, una cucina che parla di più alla gente, dove soprattutto è il prodotto che è messo in rilievo, allora che la cucina francese è una cucina più di salse, di lunghe preparazioni, un po' più dove si maschera un pochino di più il prodotto, dove è più messa in avanti l'abilità proprio dello chef, della persona che cucina. Possiamo dire che è più complicata, quella italiana più semplice, più diretta? Si può dire così, anche se sappiamo che la semplicità è una grande difficoltà, perché non deve essere semplice, non deve assolutamente essere confuso col banale. E la cucina italiana è tutto fuorché banale. Anzi, ci vuole una capacità, dunque ci sono poi delle tecniche comunque nella cucina italiana che noi abbiamo nel nostro DNA, come la cottura della pasta, e che adesso se ne parla sempre di più in Francia, e il francese comincia a capire anche la differenza che c'è tra il mangiare una pasta ben cotta e il mangiare una pasta molto scotta, come si faceva qualche anno fa, allora che oggi riusciamo a mangiare anche una pasta italiana fatta dai francesi molto più degna, ecco, di essere chiamata pasta asciutta. Bisogna fargli capire ai francesi che non è un contorno la pasta. Assolutamente. Che... E si capisce sempre di più. Ecco, grazie all'Artusi, anche noi, che ha messo la pasta proprio al centro del menù italiano, cerchiamo sempre di più, ecco, di far capire, ecco, nel mio piccolo, cercare di parlarne sempre come veramente di un piatto in se stesso principale e soprattutto non di un contorno. Sì, ma in Italia la pasta come contorno credo che non esista, forse qualche caso rarissimo. In Italia non esiste. C'è il riso che può essere un contorno. C'è il riso che è più di contorno. Sì. Se no sono la pasta fa piatto di ingrediente, è il primo, sì. È il primo e tutto il resto viene dopo. Certo. E allora per questa settimana della cucina italiana nel mondo, sono ormai non so quanti anni che esiste questa manifestazione. Sì, non le saprei dire, ma almeno... Io sono a Parigi da 14 anni e la festeggiamo ancora a Marsiglia. Dico, io direi almeno da una ventina d'anni, insomma. Quindi, e ci sono dei programmi particolari qui a Parigi, qualcosa non so, ho visto che l'Istituto di Cultura Italiano ha programmato qualcosa per... Sì, ci sono il Centro Culturale Italiano e l'Istituto Culturale Italiano fanno sempre delle programmazioni intorno alla settimana della cucina italiana. Io in quei giorni sarò a Périgueux, nel Périgord, dunque parteciperò a un grande festival del libro gastronomico e... sarò, mi permetterò anche giustamente di parlare, ci saranno degli interventi sicuramente, delle tavole rotonde nelle quali possiamo parlare della settimana italiana nel mondo, poi in tutti questi centri culturali. È un grande vettore culturale, in Francia se ne parla comunque abbastanza in questi ultimi anni, sì, c'è anche l'Accademia della Cucina Italiana che organizza sempre anche degli eventi facendo venire cuochi anche dall'Italia. Sì. Fra l'altro Périgueux, guarda caso, è uno dei posti gastronomici francesi più noti, no? Certo, nella regione della Aquitaine, Nouvelle Aquitaine, dunque nella Dordogne, dove c'è proprio il cuore. E tra l'altro è una regione che assomiglia moltissimo al Piemonte e alla Toscana, perché le specialità sono soprattutto tartufo, funghi e castagne. Siccome ho appena fatto un libro sulla castagna, e infatti sarà il libro protagonista dunque di questo festival, e dunque ci sono degli abbinamenti col terroir di Périgord che saranno molto facili attraverso una cucina più italiana. Ecco, infatti la castagna è molto meno usata nella cucina francese che non nella cucina italiana, questo, sì. Anche se ci sono...
Vabbè, la Corsica non è proprio la Francia, ma sono in Corsica usano sì. molto le castagne, ma se no nel resto della Francia non credo. Si trova soprattutto in Ardescia, nella Drona, sì. dunque in Corsica, certo, e questa nel sud-ovest c'è tanta castagna, ma noi. E ci sono comunque 3 AOP in Francia, noi in Italia anche ne abbiamo 3 AOP più 2 AOP di farina di castagne, ma abbiamo una produzione enorme, siamo il primo paese produttore in Europa tra il Piemonte, un po' la Lombardia, ma intanto il Veneto, la Toscana, il centro dell'Italia e tutto il lungo degli Appennini abbiamo produzione di castagne, dunque era un po' il nostro pane dei poveri, per tanti anni ha costituito il pasto proprio di sostegno per il castagnaccio in Corsica, in Toscana, lo facciamo. Il castagnaccio mi ricordo da bambino uscendo da scuola c'erano venditori di castagnaccio. Esatto. Mi piace tantissimo e c'è la ricetta del castagnaccio, tra l'altro. Io mi ricordo quando eravamo bambini, c'era vicino a casa nostra, a Bologna, c'era una vecchietta che aveva una specie di bidone di benzina, aveva aperto per tenerci le gambe, c'era il carbone sotto per cuocere, la piastra, e si compravano quelle che si chiamavano le mistocchine, ed erano delle ciambelle di farina di castagna, e per noi era... Oggi non so se mi piacerebbe ancora. Ma no, ma è perché la castagna oggi è diventata... più il prodotto di pasticceria, la castagna, il marron glacé, e allora sono prodotti estremamente cari, o la crema di castagna, un po' come una specie di marmellata, confettura, che sono tutte un po' zuccherate, che sono della vaniglia, delle spezie, è diventata un prodotto un pochino più nobile e anche molto complicato. Ma ai francesi piace? E i francesi, il marron glacé, molto nella cucina, se no è di... La castagna è proprio un po' concentrata nella cucina molto regionale di queste regioni, dunque produttrici. E se no, ultimamente, come si parlano di tante farine alternative al grano, la farina di castagna è sempre più utilizzata, anche se non si può panificare da sola, in concomitanza anche un po' di farina di grano, si utilizza tanto per fare pasta e per fare pane. Dunque, per le persone che sono intolleranti al glutine, visto che non c'è glutine ed è comunque una farina molto sostanziosa, la castagna si può un po' paragonare quasi a un legume secco, si può utilizzare in associazione ad altri, a tutte le verdure, anche le radici di stagione. E dunque, grazie alla farina, io faccio la pasta, le tagliatelle di farina di castagne e sono veramente deliziose. Secondo te, nella cucina italiana c'è qualcosa che resta da scoprire per i francesi? E che cosa? Allora, ci sono anche da italiano ho ancora tantissime cose da scoprire, e meno male, perché la cucina italiana è un pozzo senza fine. E ci sono, il francese ora si sta cercando giustamente di scoprire un po' i lati della cucina italiana un po' che non conosce ancora. Soprattutto parlavamo di pasta, andiamo sempre di più sulle paste artigianali e regionali che si fanno soprattutto utilizzando dei grani antichi, dei grani locali, soprattutto nel centro Italia, in Calabria e tantissimo in Sicilia, soprattutto col grano russello, il grano di Timilia. E tra l'altro abbiamo a Parigi poi anche un'altra persona che fa parlare tanto della cultura gastronomica, non so se ne avete sentito parlare, è un panettiere napoletano che da 2 anni produce un pane vivo, che lo sta distribuendo anche, lo distribuisce anche in tutta la Francia, ma soprattutto a diversi punti di vendita a Parigi. Si vende, mi pare, anche in qualche mercato, non questi mercati. Sì, esatto. E Adriano Farano, che è dunque la persona che ha lanciato questo pane vivo, dunque, che è un pane fatto con un grano siciliano, dunque molto artigianale, che non è stato modificato geneticamente, un grano biologico certamente, e
grazie a questo ha permesso anche di aprire la porta a tutto questo mondo della panificazione del grano italiano autoctono, che è molto importante, anche se la produzione italiana è molto ristretta e purtroppo oggi c'è talmente una produzione di pasta, una richiesta di pasta talmente importante che anche noi in Italia siamo obbligati ad importare del grano C'è un'altra cosa che i francesi hanno cominciato a scoprire e che dà fastidio, direi, a una categoria, cioè la categoria di chi produce il vino in Francia, e dà fastidio il fatto che il vino italiano sta conquistando sempre più terreno in Francia. Quindi loro, i francesi, erano convinti che per il vino ci fossero solo loro, no? Adesso però qui c'è una, non direi una guerra, ma insomma c'è. Un po', tra l'altro il vino italiano da una quindicina d'anni, ma soprattutto questi ultimi 10 anni, sta veramente prendendo piede, prendendo campo, ma quello che è la forza del vino italiano è che ci sono tanti uvaggi autoctoni. Cosa che la Francia purtroppo In Francia stanno stanno scomparendo, no? scomparendo, cerca anche, grazie un po' forse anche all'esempio italiano, di riscoprirli. E la forza, e questa è la forza del terroir italiano, di tutti questi uvaggi che sono molteplici, che hanno permesso ai nostri vignaioli anche di fare delle chicche proprio regionali. E vista la riscoperta anche del vino naturale oggi, dei prodotti naturali, dei prodotti anche molto sostenibili e soprattutto del lavoro dell'artigiano che è soprattutto messo in valore grazie anche ai suoi prodotti, sono riscoperti e soprattutto anche per un fatto molto particolare, tra l'altro ci sarà d'attualità da qualche anno, direi 5-6 anni, c'è in Francia anche il Salone Vini di Vignaioli, che è un salone che esiste già in Italia da tantissimi anni ed è stato ripreso in Francia e ha luogo una volta all'anno, dunque durante un weekend, e quest'anno sarà il 24 e il 25 novembre a Parigi, nel quale ci sono circa un centinaio di vignaioli indipendenti e dunque soprattutto naturali italiani che rappresentano praticamente tutte le regioni italiane con i loro vini. Dunque c'è una degustazione ed è il salone aperto non solo ai professionisti ma anche al pubblico. Quindi stiamo guadagnando punti Stiamo guadagnando nella punti battaglia dei vini, ma in e modo nella sempre. battaglia dei formaggi siamo ancora perdenti. Ecco, questa è una cosa molto difficile, anche se abbiamo forse più varietà di formaggi che i francesi, ma questo non lo Beh, il possiamo parmigiano dire. non ce l'hanno loro Il questo. parmigiano non ce l'hanno e consumano tantissimo La nostro mozzarella parmigiano. neanche. Eh sì, però ci sono tanti caseifici adesso che si stanno. Quella della mozzarella si sta divulgando come una produzione francese locale anche a Sì, Parigi. è vero. In Normandia, per esempio, fanno. Normandia, anche E nel addirittura sud, mi nel risulta che in sud Tunisia. Bretagna ci sia un caseificio che produce formaggio grana, un parmigiano, che non so come sia perché non l'ho assaggiato, ma insomma. No, ad ogni modo non potrà chiamarlo così, No, dunque no, non lo può già chiamare meno così, male insomma. che le denominazioni di origine protetta ci sono per tamponare un po'. Però io sono veramente per proteggere il savoir-faire, dunque che si possa fare una mozzarella locale, perché no? È Basta che non sia peccato, blu, perché sì, tra l'hanno l'altro. fatta. Però è peccato che si possa chiamare mozzarella, con questi non siamo stati abbastanza in gamba di proteggere questo nome, è solo la mozzarella di bufala campana, dunque fatta con latte di bufala, che è riuscito a essere protetto. Dunque. Ma comunque il rapporto tra la cucina italiana e la Francia è un rapporto antico e secolare, perché cominciare da Caterina dei Medici, che ha importato la cucina, una parte della cucina italiana in Francia, cioè se in Francia si mangia in un certo modo è anche grazie a Caterina dei E le Medici. posate. Le Sì, ha posate, per fatto la esempio. forchetta e tante altre Sì. cose, soprattutto perché è venuta con i suoi cuochi. Dunque, come aveva molte possibilità, diciamocelo anche lei,
dunque ha portato anche tantissima frutta, tantissima verdura che aveva l'abitudine di consumare dunque in Toscana e così si è anche divulgata questa abitudine, pensiamo soprattutto ai carciofi, Che qui sono delle bombe a mano, i carciofi ecco. sono Qui il carciofo di durissimi. Bretagna e il carciofo italiano è molto, molto apprezzato Ma e riusciamo ad dove si importare. trova? Perché io non lo vedo in giro il Io quando carciofo italiano. avevo il mio negozio lo importavo e c'è qualche distributore adesso italiano che permette con la distribuzione in certi punti, in certi ristoranti italiani, che adesso oggi a Parigi quando cucinano italiano ecco il nostro carciofo. A proposito, siccome in molti traiteur, quando si entra in certi traiteur parigini, vediamo degli spettacoli raccapriccianti, tu che sei un'ambasciatrice, che conosci, ma ci sono dei traiteur consigliabili? Dove possiamo indirizzare i nostri ascoltatori? Sì, Se allora. sono a Parigi, se sono in Francia. Non so se possiamo fare pubblicità, ma No, insomma, ma se ne può parlare. dare qualche Posso parlare indicazione. Sì. diversi. Oggi come oggi a Parigi ci sono delle pâtisserie come quella di Raffinati nel XVIII, per esempio, che è in voga anche da tanti anni, dove si può trovare salumi, formaggi di grandissima qualità, paesano nel XVIII arrondissement, c'è sempre Rappépissery nel nono arrondissement, che era il mio negozio che ho fondato, che però continuano a vendere prodotti italiani. E c'è sempre di più a Parigi la moda della pasta fresca italiana, dunque anche tanti ristoranti che si aprono ultimamente fanno i loro propri spaghetti, tagliatelle, bucatini e soprattutto i ravioli. E la pasta fresca si trova da Oronza Pastificio nel quinto arrondissement, dal Pastificio Passerini, che è giusto di fronte al suo buonissimo ristorante nell'undicesimo, e ultimamente abbiamo ristoranti anche, penso a un nome che si è aperto da poco, Fellows, che non è assolutamente italiano, ma che è un ristorante di pasta fresca che è aperto nel decimo arrondissement, dove si può mangiare della pasta fresca condita con sughi molto buoni ed è la prova che anche se non siamo italiani si possono fare delle cose buone. Se no c'è Adele, Adami, nel nono arrondissement, c'è, guardo, ho scritto qualche indirizzo. C'è Anna Bistrò nel terzo, dove ho mangiato delle pappardelle fresche con un ragù di coniglio veramente eccezionali. C'è l'Osteria Goto, un'osteria aperta nell'undicesimo, dove ci sono dei cicchetti veneziani buonissimi, anche dei primi piatti, ma si devono migliorare ancora un pochettino per questo. Ma sono davvero cuochi Sono italiani? veramente cuochi italiani e queste pâtisserie che vi ho detto come Raffinati, Paesano, Rap, ci sono proprio degli italiani che commercializzano. Boh, noi è vero che siamo un po' difficili, a me fa piacere anche poter parlare dei luoghi dove tutti questi antipasti, per esempio, sono venduti e fatti artigianalmente e non per forza delle scatole aperte e vendute. È una cosa troppo facile che se è troppo dileguata. Io sono se vogliamo comprarci un vasetto, ce lo compriamo e ce lo apriamo noi a casa. Che il vasetto sia aperto e poi commercializzato, questo mi dispiace un po'. A proposito di pasta, per concludere forse questo nostro scambio di vedute, a proposito di pasta, io ti ho sentito parlare una volta di una memorabile sfida nell'Ottocento, una memorabile sfida tra Alexandre Dumas e Rossini, no? A proposito di maccheroni. Com'è andata questa cosa? Allora, è andata bella. La storia non ci dice esattamente com'è andata. Dunque, ognuno ha fatto. Diciamo che Rossini ha voluto fare la sua interpretazione dei maccheroni, era un amante di Parigi, anche della cucina francese, e Poi Rossini ci ha viveva qui, dato, e insomma. viveva qui, dunque ci ha dato una dimostrazione di ricetta molto francese e ha dunque farcito i suoi maccheroni con una siringa fatta apposta, dunque molto nobile e aristocratica.
farciti di foie gras, anche un pasto molto molto ricco, allora che Dumas non era d'accordo assolutamente con questa ricetta che era andato apparentemente a gustare a casa di Rossini perché era stato invitato, e la sua battaglia è stata quella di fare di una ricetta più napoletana. Effettivamente la sua interpretazione è stata quella più di un timballo di maccheroni cucinato con del sugo di pomodoro, e che ha fatto in contrapposizione, ecco, di questo piatto di Rossini. Ma era stato, allora che erano amici, sono diventati nemici a causa di questo piatto. Si potrebbe dire che quello di Dumas era più vicino alla tradizione italiana. Esatto, assolutamente. E quello di Rossini se ne è venuta allontanata. A volte è un po' un difetto di noi italiani, anche di certi cuochi, che vogliono per forza reinterpretare la cucina italiana cercando di accostarla di più a quella francese. Ognuno ha le sue tecniche ed è molto, molto importante che noi italiani mettiamo in valore le nostre senza per forza scimmiottare, certo, quella che è la cucina francese, che è bella nel suo contesto, ecco. Sì, ma poi non dimentichiamo che Alexandre Dumas aveva vissuto a Napoli, tantissimo a Napoli, parecchio tempo, quasi un anno credo. Garibaldi lo aveva nominato ministro della cultura di questa Repubblica provvisoria di Napoli, eccetera. E quindi lui forse se ne intendeva di maccheroni più di Rossini, quale ormai vissuto a Napoli, lui era di Pesaro, no? Quindi non... Esatto, ed era un momento in cui la cucina italiana era ancora, sì, molto regionale e non si viaggiava come oggi, certamente, dunque la consideravamo dal nord tutto un'altra cosa. E Rossini cosa, ha vissuto a Parigi e ha assorbito, La cucina parigina, ma è molto interessante vista da questi, certo, punti di vista, dunque oggi possiamo analizzarla in un altro modo, anche se all'epoca è stato veramente uno scandalo incredibile. E qui siamo in via Maria Talboni, che era una cantante allieva di Rossini. Ecco, dunque siamo proprio... La Callas della sua epoca. Mm. E non dimentichiamo poi che c'è un piatto francese, un piatto ricercato, che porta il nome di Rossini, Tournedos Rossini. No? Infatti si parla anche lì di foie gras, sì, perché... Rossini adorava, infatti, a lui piaceva tantissimo dunque partecipare ai salotti, ecco, mangiando cucina francese. Ecco, e poi mettiamo al bando il ragù bolognese, che non esiste. Che il ragù bolognese, no, il nostro è un ragù, come lo fanno qua, con gli spaghetti. Con gli spaghetti, poi qua è piuttosto un sugo di carne, sì, cioè un sugo, sì, di pomodoro nel quale mettiamo della carne. E dunque quello che, ecco, il francese non ha ancora capito che questo è un piatto prevalentemente, dunque veramente un ragù cucinato dove c'è tanta carne, dove il pomodoro viene giusto per dare un pochettino un tocco di colore, e dove non ci si deve spaventare se questo sugo è molto compatto e se bisogna farlo cuocere per tanto tempo, e che poi si deve assolutamente sposare con una bella tagliatella fresca, e una volta che questo sugo è riscaldato si distende, avvolge dunque questa pasta fresca che deve essere per forza fatta all'uovo, dunque che deve sostenere questa salsa molto ricca, e non deve, ecco, essere annegato in un sugo di pomodoro, ecco, con una, con una carne. Ci hai fatto quasi, sì, venire fame. Sì, questo è uno dei piatti. Mia mamma è parmigiana, dunque siamo, sì, un po' della regione dove si cucina. E tortellini qua niente, dobbiamo rassegnarci qui proprio i tortellini a Parigi. Allora, o li facciamo perché noi. Si possono fare a casa, anche se il lavoro è molto lungo. Però oronza, pastificio, passerini, secondo me per Natale si possono trovare delle buone ricette. Allora concludiamo qui questa panoramica sulla cucina italiana nel mondo e in Francia in particolare, e naturalmente possiamo prendere un appuntamento per una prossima trasmissione, una prossima intervista, quando si presenterà l'occasione, ma le occasioni non mancheranno perché, certo, nonostante periodo un po' forse di stasi, la cucina italiana è comunque... Sempre, ci riserva delle grandi sorprese. Grazie Alessandro. Grazie a voi per l'invito. Grazie.